Siamo pronti? L'operatore sociale è un mestiere faticoso, sicuramente coinvolgente, a volte rischioso. Ha bisogno di professionalità, competenze e saperi. Cura le relazioni umane. Quelli come noi scelgono. Hanno desiderato e hanno studiato per fare questo lavoro. Guadagnano poco, hanno delle grosse responsabilità. Salvano la vita e si prendono cura delle persone più fragili. Quelle invisibili, quelle che voi preferite non vedere, noi le vediamo. La punta di questo progetto siamo noi, l'unità di strada, quindi le persone che per prime vengono a contatto con le ragazze. Le conosciamo, creiamo una relazione con loro, una relazione di fiducia. Ciao! Ciao! Ciao. Quanto tempo! È parecchio! Ma ci stavo quasi preoccupando! Hai visto? Che hai fatto? Spero cose belle! Cose belle, insomma! Tipo, se può dire? Ma vabbè, per un periodo non c'ho avuto bisogno. Però mi hanno passato l'orario a 4 ore al giorno, non ci faccio niente. Quant'è che sei scesa? Però? Sarà un mesetto. Ti fai le analisi quelle relative a questo mestiere, Anna? Non ti fai la glicemia? Ti fai le MST, l'HIV? Me le faccio. Te ricordi che sono le MST? Vai, dici. Che sono? Sono le malattie sessualmente trasmesse. Oh, brava. Hai visto? Brava. Grande. Brava. Almeno ci sto attenta. Senti, ma tu sei già venuta allo sportello da noi? Magari ci fermiamo un attimo, parliamo in ufficio, ci mettiamo seduti, vediamo un attimino anche se si può fare qualcosa per il lavoro. Certo, il lavoro noi direttamente non te lo possiamo dare. Questo è... Perché il problema mio è quello. Però una ricerca lavoro, un invio agli uffici di collocamento... Si può fare qualcosa. Servono documenti. Non ti serve il documento, non ti servono soldi. Ti fa una chiacchierata con chi te capisce. Chi te capisce più di noi? Certo. Oh, grazie. Vuoi il tè? Ma dammi un goccetto. Vai. Sì, fa freddo, freddo almeno stasera. Ti scaldi un pochettino. Il rischio nel nostro lavoro c'è, delle volte veniamo a contatto con clienti, con sfruttatori. Mi fermo? Vai. Ciao, io mi chiamo Margi e questo qua è Luca. Piacere. Ciao, okay. Petra. Piacere, Petra. Ciao, Petra. Di dove sei? Slovena. Slovena, ok. Parli benissimo italiano, mi pare. Tanti okay. Anni. Ah, ok, perfetto. E niente, noi praticamente, ti spiego, passiamo da questa parte più o meno una volta al mese, giriamo comunque tutta Roma in macchina e siamo un servizio apposta per le persone che in un momento della loro vita lavorano in strada e fanno questo mestiere. Per cui veniamo, portiamo innanzitutto, guarda, ti lascio anche a te, due preservativi e un lubrificante, questo è a base d'acqua. Sai, l'hai mai usato il lubrificante? No, io non faccio, no. Che fai? Dietro no. Anche davanti lo usi questo? Anzi, prendilo, tanto è un regalo. Grazie. Prova, ti potrebbe anche... potresti trovarlo comodo. Ad ogni modo, vi lasciamo questi, vi lasciamo un volantino, ecco questo è il tuo. Dentro aprilo, cioè leggi l'italiano ovviamente tu. Sì, okay. Sì. C'è scritto tutto quello che puoi trovare nel nostro ufficio, perché questo è un invito a venirci a trovare il nostro sportello, dove puoi trovare dalla visita medica all'avvocato, alla consulenza psicologica, orientamento sui servizi, aiuto... Che servizi? I servizi della città di Roma, per esempio. Tu conosci Roma? Ti muovi abbastanza bene? No, non tanto bene.
Sai arrivare a termini? No. No, ok. È poco che stai a Roma tu? 6 mesi. E ti lascio pure un'altra cosa. Questo numero qua te lo puoi anche segnare nel telefono, memorizzare nel telefono. È attivo 24 ore su 24. Per qualsiasi cosa puoi chiamarci a questo numero qua, a qualsiasi ora, per qualsiasi problema. È un numero gratuito, quindi non ti servono soldi, puoi chiamare anche da una cabina telefonica. Okay. Risponde sempre qualcuno. L'importante è che tu gli dici in quale zona ti trovi dell'Italia, perché è un numero nazionale, gli dici in quale città sei e ti passano l'operatore più vicino. Perché io, un'amica mia aveva un problema sanitario, ma c'era da pagare tanto, qua non si paga. Noi abbiamo accordi con la sanità pubblica, per cui il massimo che puoi pagare è un ticket. Che tipo di problema? Che con le mestruazioni. Ok, non gli è venuto il ciclo? No. Da tanto tempo? 2 mesi. Se c'è un problema. E questo è segreto. Questo è... Massima privacy. Massimo. Vuoi una tazza di tè che mi fa un po' freddino? No. Sicura? Fai che complimenti, un po'. Dai. Ci abbiamo che biscotti. Oh. Ciao. Questa non so se condividi, ma mi sa che è sfruttata pesante. Abbastanza. Mi sta proprio schiacciata. Idea, non conosce molto Roma. Da cioè, poco. Se 6 mesi che stai a Roma, non sai dov'è la stazione Termini. No. Infatti, io ho dato quello là. Quello per l'emergenza. Sì, dell'antitratta, quello H24. No, no, quello hai fatto bene. Sounds so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet.